Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento del sabato con la rubrica di approfondimento della TGR, il settimanale. Vediamo subito i titoli di questo numero. Il Made in Marche in mostra al MICAM di Shanghai, la kermesse della calzatura in Cina, ma gli imprenditori non nascondono una certa delusione. Chiusa pochi giorni fa la terza edizione del MICAM di Shanghai, la kermesse della calzatura in Cina. Tante le aspettative per gli imprenditori marchigiani, anche se il bilancio finale per alcuni non è dei migliori. Ce ne parla Annalisa Serpilli. Conquistare il mercato cinese con le scarpe made in Marche, una missione impossibile. No di certo per i calzaturieri della nostra regione che in 37 questa settimana sono sbarcati a Shanghai per la terza edizione del MICAM d'Oriente. E non ci sono andati per sondare il terreno. Quest'anno l'obiettivo è stato irrompere finalmente nella distribuzione cinese e accaparrarsi nuove fette di mercato. È una fiera che nutre moltissime speranze, anche perché purtroppo gli eventi che l'hanno preceduta non sono stati estremamente positivi, quindi il mercato russo ha dato dei segnali che non sono stati probabilmente quelli che tutti si aspettavano. Oggi dalla Cina, che è un mercato in continua evoluzione, dove le imprese italiane ancora non hanno probabilmente trovato una dimensione adeguata, vogliono trovare delle opportunità superiori, ma soprattutto stanno cercando la possibilità di trovare sfogo a quei mercati che in questo momento sono un pochettino più in crisi. Non solo voglia di espandere i propri orizzonti, quindi, ma ormai una necessità. Il 2013, infatti, per la calzatura italiana e quella marchigiana in particolare, non dimentichiamo che il distretto tra Macerata e Fermo è tra i più grandi d'Europa, ha chiuso con una sostanziale tenuta. La domanda interna, vista la crisi, è in calo e a tenere in piedi il settore c'è solo l'export, che lo scorso anno è cresciuto del 5,6%. Eppure nubi si addensano anche su questo fronte. La Russia, finora mercato di riferimento per le Marche, con un valore di 250 milioni di euro nel 2013, quest'anno sta subendo uno stallo evidenziato già al MICAM di Milano. I clienti russi si stanno dimostrando più prudenti a causa della svalutazione del rublo e della crisi con l'Ucraina. Ecco perché la Cina, per molti imprenditori, può aprire una nuova frontiera di conquista e una valida alternativa ai mercati in sofferenza. È un mercato in grande espansione e con delle richieste ben precise di moda europea e moda italiana. Riconoscono in nostri prodotti appunto la qualità, l'artigianalità made in Italy e grazie allo studio della nostra collezione siamo quindi riusciti ad ottenere i risultati di cui ci aspettavamo. Naturalmente bisognerà lavorare ancora molto su questo mercato, un mercato che sta crescendo adesso verso un concetto di internalizzazione di importazione dall'Europa e ha bisogno delle guide e noi che conosciamo i prodotti fino a fondo, il prodotto italiano, sicuramente riusciamo a integrarlo in questo mercato cinese. L'Italia nel 2013 si è confermata primo esportatore di scarpe in Cina con circa 400 milioni di euro di volume, con un aumento rispetto al 2012 del 16%. Il nostro paese detiene il 28,19% delle quote totali del mercato delle calzature nel paese del Dragone. E allora qual è il bilancio di questo terzo MICAM di Shanghai? Pensavamo un'affluenza maggiore, quindi la media dei visitatori tra l'altro forse non era proprio nelle nostre aspettative. Il piccolo buyer cinese generalmente, non conoscendo bene il prodotto e il brand, è un po' titubante nell'acquisto e questo probabilmente crea anche nelle nostre aziende un po' di incertezza, soprattutto in un mercato che ancora non conosciamo bene. Ci sono aziende che hanno portato a casa degli ordini, altre che hanno avuto dei contatti e qualche altra, come spesso succede, che si è solo fatta conoscere. Posizionarsi in una realtà come questa credo che sia particolarmente importante. È la terza edizione e dobbiamo farci un nome anche in quest'area del mondo, che ci conoscono per la moda, per il Made in Italy, ma che dobbiamo ancora crearci uno spazio e penso che un modo importante per farlo è proprio quello di organizzare manifestazioni come questa. Dunque pareri discordanti, ma ciò che è certo è che seppur rappresenti una ghiotta occasione, sul mercato cinese ci sarà ancora molto da lavorare in termini di contatti e professionalità. E intanto i calzaturieri non smettono di sognare nuove frontiere. Forse già dal prossimo anno, oltre a Milano e Shanghai, il MICAM potrebbe sbarcare anche sulla Grande Mela. Missione impossibile, aspettiamo di essere stupiti.